Le due consigliere comunali Carla Cimoroni di L'Aquila Chiama ed Elisabetta Vicini dei Democratici Socialisti per L'Aquila e Frazioni chiedono alla Gran Sasso Acqua di divulgare il cronoprogramma del cantiere dei sottoservizi. Riteniamo un atto dovuto la divulgazione del cronoprogramma dei lavori di ricostruzione dei sottoservizi, tuonano. Abbiamo ripetutamente chiesto a Gran Sasso Acqua di provvedere a darne pubblica visione sul sito, ma dal momento che continua a restare chiuso nei cassetti degli uffici ci facciamo carico di diffonderlo attraverso gli organi di informazione. Assai più della strategia tecnica e delle modalità esecutive dei lavori è la tempistica della realizzazione degli interventi a stare a cuore alla cittadinanza, perché da essa dipendono le scelte di vita dei singoli residenti e degli esercenti di attività commerciali. Invece, dicono le due, nella totale disinformazione è impossibile fare valutazioni e far valere i propri diritti. Questo è il senso anche della delibera del Consiglio 43 del 2013, quasi del tutto inattuata, che prevede la rendicontazione quadrimestrale della ricostruzione tutta, privata e pubblica, sottoservizi compresi. Lo scopo è evidentemente informare e aggiornare sullo stato di avanzamento dei lavori, come pure coordinare la realizzazione di opere impattanti, quali il tunnel dei sottoservizi, con l'auspicata ripresa delle attività del centro. I lavori del tunnel intelligente, si sa, sono in netto ritardo rispetto all'iniziale previsione e anche alla sua successiva rimodulazione. La perizia di variante recentemente presentata al Comune, che si è peraltro limitata ad una mera presa d'atto, rinunciando al potere decisionale di approvazione che la Commissione con la stazione appaltante stipulata dalla precedente amministrazione gli aveva riservato, ha previsto uno slittamento ulteriore di 18 mesi per la conclusione dei lavori. È a questo punto assolutamente necessaria un'assunzione di responsabilità nei confronti della collettività, dicono. A nostro avviso, poi, i mesi di ritardo assorbiti per l'elaborazione della perizia sono ingiustificabili, pur comprendendo difficoltà impreviste di un'opera tanto complessa. Non possiamo dimenticare al riguardo che poco dopo il suo insediamento il presidente della Gran Sasso, Airaldi, aveva annunciato già d'inizio anno che la nuova programmazione al vaglio del Comune avrebbe previsto una significativa rimodulazione delle modalità di intervento, ritenendo necessario che si procedesse per macro aree e non più per strade e zone ristrette. La perizia ufficialmente assunta dal Comune lo scorso 20 novembre, invece, dopo ben 9 mesi, al di là di variazioni non particolarmente significative, ripropone la medesima modalità di intervento su strade, evidentemente più efficace e compatibile con il rientro di residenti e operatori in centro. Lunghi mesi di programmazione sono stati dunque oggettivamente persi senza proficua utilità per la cittadinanza.